Vorreste essere perfetti? Vorreste che i vostri difetti, i vostri limiti e le vostre imperfezioni non esistessero? Vorreste essere la donna o l'uomo perfetto? Scommetto di sì che vorreste, perché pensate che così anche la vostra vita sarebbe perfetta. E invece vi rendete conto di non essere affatto quella perfezione, ma al contrario. Più passano gli anni di matrimonio e più siete capaci di elencare ciò che vi infastidisce l'uno dell'altro. Più passano gli anni e più si allunga la lista degli errori, dei litigi, delle baruffe. Sapete cosa vi dico? Ringraziate Dio che è così! Ecco cosa vi dico. Una persona perfetta non ha bisogno di aprirsi all'altro. Semplicemente si basta. Una persona perfetta non ha bisogno di essere perdonata e amata quando non se lo merita, perché se lo merita sempre. Una persona perfetta non può accogliere l'altro. La perfezione rende impermeabili e questo Dio non lo vuole, perché solo attraverso i nostri limiti può crescere la relazione e possiamo imparare davvero ad amarci. Il nostro sposo, la nostra sposa sono bellissimi così. Così imperfetti, così limitati, così fragili. Attraverso le ferite della mia sposa posso entrare nel suo profondo e donarle il mio amore come balsamo che guarisce. Attraverso i suoi errori posso donarle il mio perdono per farla sentire amata per chi è e non per quello che fa. Attraverso i suoi limiti posso donarle la mia meraviglia per farla sentire desiderata e bella anche così. Attraverso la sua fragilità posso farla sentire sostenuta e ascoltata, non sottovalutando ciò che mi confida, ma donandole tutta la mia attenzione. Se non fosse così, piena di tutti questi piccoli o grandi segni che contraddistinguono la sua umanità e il suo essere donna, io non potrei amarla, perché non ci sarebbe occasione di farlo. È bellissima la sua imperfezione e spero, ma ne sono sicuro, che lo sia anche per lei la mia, perché attraverso queste nostre due umanità ferite, incerottate e raffazzonate, la grazia di Dio può aiutarci a costruire una relazione meravigliosa, che non sarà perfetta, ma è sicuramente fonte di una vita piena e bellissima. Grazie a Dio di averci fatto così imperfetti, perché è perfetto così. Anche questa breve riflessione è finita. Vi ricordo che amarsi è la cosa più bella del mondo e che il matrimonio è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Ciao, alla prossima.